Prosegue con successo il Prospettive Music Festival, la stagione di concerti dell'AMS di Matera che ha visto esibirsi importanti nomi di artisti italiani e stranieri e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali. Domenica sera nel Museo Nazionale Domenico Ridola della Città dei Sassi, protagonista una giovanissima pianista vincitrice del premio LAMS Matera, Elena De Luca, che si è esibita eseguendo capolavori per pianoforte. Io ho portato le musiche di Schubert, Brahms e Grieg, e repertorio che sento mio e che sono contenta di aver condiviso con il pubblico. Io sono lieta di far parte di questa nuova stagione ed è veramente un onore per me farne parte. L'esibizione per un pianista, per un musicista è molto complicata, non è semplice, però il dopo ripaga sempre. Aver passato 2 anni soltanto a registrare video a casa propria e a mandarli in giro ha determinato un certo blocco della naturalezza nell'esibizione al pubblico, perché in effetti poi la musica in questo è simile allo sport, è performativo. Quello che c'è, che si fa a casa, quello che è lo studio, è come l'allenamento per lo sportivo. Ciò che poi conta è quell'attimo esatto in cui la musica accade, in cui lo sport avviene. E quindi è bello anche riscontrare e mettere alla prova la tenuta dei musicisti e vedere cosa accade poi dinanzi a un pubblico.